Tijana Boskovic da Trebinje in Bosnia Erzegovina o Paola Egonu da Cittadella? La domanda si rincorre da un po' nel mondo volley, un anno e mezzo di differenza più giovane l'azzurra, ma lo stesso destino da predestinate. Comunque le si voglia scegliere lasceranno un segno indelebile nel mondo delle schiacciate mondiali. Devastanti in attacco e al servizio, hanno una storia abbastanza simile e alle spalle sono arrivate sul palcoscenico internazionale giovanissime, bruciando le tappe e imponendosi all'attenzione degli appassionati e dei tecnici. Bomber professione bomber. Quelle giocatrici che devono finalizzare gli attacchi e chiudere colpi a volte impossibili anche solo da immaginare per le giocatrici normali. A vederle, una contro l'altra, nella partita di ieri non si sono risparmiate, un testa a testa che sembrava quasi uno sprint, benché nella pallavolo il confronto individuale passa inevitabilmente e per fortuna in uno scontro confronto fra squadre. Il Ungrado round, da questo punto di vista lo ha vinto la giocatrice della Serbia, se non altro perché appunto la sua nazionale si è assicurata l'intera posta, ma la valutazione sulle singole è molto simile, anche se i quasi 21 mesi di differenza all'anagrafe significano una diversità anche dal punto di vista delle esperienze professionali, punto come quella olimpica. In gloria per Boskovic che nelle ultime due stagioni si è messa al collo l'argento olimpico di Rio nella finale persa contro la Cina e nella passata stagione l'oro europeo conquistato in Azerbaijan. Diverso il cammino di Paola che si è ritagliata un ruolo importante nella nazionale italiana a suon di bordate, ma che finora può vantare un'unica medaglia pesante nel suo palmares con l'Italia Seniores, la medaglia d'argento conquistata nelle finali di Nanchino del Grand Prix 2017. Quando la potenza devastante di Paola si è imposta all'attenzione mondiale, dopo le prime avvisaglie che si erano registrate nel torneo di qualificazione olimpica di Ankara e quindi di Tokyo, dove l'Italia aveva staccato il passo per Rio. Gotè con le loro schiacciate sono entrate di diritto nel ristretto gruppo delle giocatrici in grado di fare la differenza come la sovietica Smirnova, l'americana Keba Phipps che ha condizionato i campionati italiani a metà degli anni 90, dove c'era lei si vinceva quasi sempre lo scudetto. Quindi la croata Barbara Jelinek, l'olandese Henriette Wiersing, l'azzurra Togut nella stagione del mondiale berlinese del 2002. E per proseguire nella carrellata attraverso i decenni anche la cinese Zhu Beng che si esprima in un altro ruolo, quello di schiacciatrice, come era stato per la sovietica barra russa, Artamonova, fino alla coreana Kim. Adesso è il momento di Paola e Tijana, a cominciare dalle semifinali di venerdì.